È considerato il biglietto da visita dell'editoria italiana nel mondo. Per 5 giorni, da paesi di ogni continente, sono giunti al Salone del Libro di Torino scrittori e scienziati, economisti e registi, musicisti ed editori, premi Nobel e premi Pulitzer. Non è quindi senza una particolare emozione che ha preso parte ad una delle più importanti ed attese kermesse culturali d'Italia il barlettano Domenico Carpagnano, avvocato in pensione, trasferitosi da tempo a Perugia con una grande passione per la scrittura. Nello stand della Regione Umbria, intervistato dal suo editore Jean-Luc Bertoni, ha presentato la sua seconda opera, La verità comoda, un thriller che racconta le complesse indagini della polizia e del commissario Anselmi scaturite dal ritrovamento del cadavere di una ragazzina in una discarica di Perugia. Una storia ricca di colpi di scena e di personaggi le cui vite finiscono per intersecarsi, ma soprattutto un'ampia riflessione sul pregiudizio e di come si possa preferire una verità piuttosto che un'altra solo perché in linea con i propri convincimenti personali. Come ebbe modo di sottolineare lo stesso autore durante la presentazione del libro avvenuta a Barletta nel mese di febbraio, se si vuole evitare di sbagliare il giudizio su qualcuno è necessario evitare di affidarsi a ciò che appare solo verosimile. In realtà ci sono mille verità che possono essere condizionate dai pregiudizi, da valutazioni sbagliate, dalla mancanza di elementi su cui basare, diciamo, le proprie conclusioni. Mi interessava raccontare qualcosa che ci inducesse a riflessioni alte. Sul fatto che non si devono esprimere giudizi secchi se non confortati da una valutazione seria di tutto il materiale che si ha a disposizione. Il romanzo è ambientato a Perugia, ma non mancano riferimenti alla città natale dell'autore. Ci ho messo anche qualcosa della mia Barletta in questo libro. Infatti c'è un personaggio che è questo professor Bollino che quando è sui digiri parla o si esprime in dialetto barlettano. Io dico nel libro pugliese, in realtà è barlettano secco, barlettano puro.